400. E c'è la vita della città, ci sono le costellazioni, possiamo trovare tante cose che richiamano la conoscenza e la cultura di quel periodo. Ma devo dire anche che sono contento di essere questa mattina qui con lei, perché ho apprezzato enormemente la sua lezione, non tanto per la parte specifica, cioè per la parte odontoiatrica e per tutte le cose che ha detto sulle tecniche che riguardano l'impianto e sul successo di una tecnica rispetto a un'altra, ma per il metodo che ha adottato, la straordinaria lucidità con cui le cose sono state raccontate in modo logico e con assoluta precisione. Questa è la città dove ha insegnato Galileo, il metodo scientifico, e siamo molto orgogliosi di questo, è stato per la prima volta applicato qui, l'idea che le cose si devono caratterizzare perché vengono numerate, perché l'esperimento viene fatto, perché l'esperimento si può ripetere, e quindi lei in qualche modo con una straordinaria lezione ha dato il senso di cos'è la ricerca scientifica, quella che non si basa su suggestioni ma si basa su numeri, su dati certi, su una capacità di analisi precisa degli eventi, applicato alla questione appunto odontoiatrica, ma il metodo era quello e mi è piaciuto davvero ascoltarlo. Ringrazio anche il professor Denis Cecchinato e Franci Institute per aver organizzato insieme alla clinica odontoiatrica della nostra università e all'ordine dei medici e odontoiatri di Padova questa importante giornata di studio. I relatori sono stati di primissimo piano, sono cose che danno soddisfazione all'interno di una città che ha una grande università e una grande facoltà di medicina. Noi sappiamo che quando parliamo del professor Linde parliamo di un grande maestro. Sui libri, come è stato ricordato prima, si formano gli studenti di tutto il mondo e le ricerche del professore hanno contribuito in modo decisivo alle scienze odontoiatriche. E quindi è un grande piacere potervi consegnare il sigillo della città, nella città dove è anche partita la scienza medica. Lo ricordiamo sempre, qui in particolare per la parte dell'osservazione del corpo, quindi dell'anatomia, ma poi anche per il funzionamento del corpo umano e sulle principali attività mediche che hanno caratterizzato la medicina del passato, si sono piantate le basi di questa scienza straordinaria, le basi scientifiche, perché questa tradizione medica è molto antica. E anche questo è un elemento che voglio sottolineare. Quindi, professore, la ringrazio di ciò che ha fatto e sono felice di poter dare il sigillo della nostra città, che è il modo con cui accogliamo gli ospiti più importanti, più in gamba e anche più simpatici come nessun altro.